immaginati una corriera. Qualche volta faceva anche pezzi in retromarcia. Anche a sinistra. La chiesa è qui. E i lavatoi dovrebbero essere. Guarda. La strada stretta, la casa pericolante, le buche sull'asfalto nella via per il cimitero e per Ortali, la parentesi di celebrità per la regina della mortadella al Grande Fratello. Tutto questo ed altro è il paese di Quarata, con la sua parrocchia e Don Roberto, il vecchio lavatoio, il centro di aggregazione sociale, la scuola e i pochi negozi che sono rimasti aperti nella parte vecchia del paese. Ma chi meglio dei cittadini può descrivere come si vive qui? È cambiata tanto. Di abitanti veri quaratini ce ne sono rimasti pochissimi, molte case, specialmente nella parte vecchia di Quarata, sono abitate solo da persone che vanno al lavoro la mattina, tornano la sera. No, non c'è più il ritrovo in piazza come quando ero bambina io, nel senso che tutti eravamo ritrovati nella vecchia piazza San Rocco. I giovani vanno in discoteca, vanno in città e non si fermano più. Anche durante le serate d'estate la passeggiata come era una volta fuori, ritrovarsi, non esiste più, no. È cambiata tanto. Anche i negozi ce ne sono rimasti molto. Siamo rimasti gli unici proprio qui dentro al paese, perché è una generazione che l'aveva la mia nonna, la mia mamma, la mia sorella, e poi è passata a me, ora io l'ho passata a mia figlia, insomma. Ecco, comunque Quarata è salita un po' alla ribalta delle cronache, delle sì, TV nazionali, proprio quando Valentina ha partecipato al Grande Fratello ed è diventata questa regina della mortadella. Che esperienza è stata quella, signora? Ma lei è rimasta molto contenta, perché il tempo che è stata nella casa del Grande Fratello è relativo, perché lei dice che tanto tempo non ci sarebbe rimasta. È un carattere molto esuberante, allegro, lei è molto, sì, che per quello è contentissima. E comunque un'esperienza che è servita. Sì, è positiva. Lei è tutta la vita che lottava per entrare in questo Grande Fratello, comunque ora, visto come era e come non era, io non è che ero molto entusiasta, però è giusto che alla sua età faccia anche le sue scelte. Che io sono contenta. Un'ultima domanda, signora: dal punto di vista della sicurezza in questa zona, è capitato qualche episodio di furti? Sì, sono capitati nelle periferie magari del paese, è capitato qualche furtarello, che comunque ci sentiamo anche un paese un po' lasciato un po' andare per conto proprio. Io non so se lo sapete, ma qui in fondo a questa strada c'è una casa pericolante che sono anni che è puntellata e non la possono toccare, o perché c'è il tribunale. Le persone, ambulanze, pompieri se capita, devono fare un giro di tutto il paese per andare a delle famiglie che stanno oltre questa strada. Questa è una cosa molto negativa, perché poi non so se a voi vi interessa che io ne parli, però è giusto che lo dica. Un po' tutto questo tran tran di quest'acqua che non è più buona, tutti i pozzi che non sono buoni, anche questo, lasciare un paese così, cioè c'è gente che lavora su queste cose e non è giusto, come non è giusto le strade che ci ha lasciato il comune. Quando andiamo ai trasporti al cimitero la strada è un disastro, anche l'anziano se vuol venire non ci arriva perché è tutta piena di buche. Queste cose qui magari i paesini così vanno rivalutati. Andrebbero, si cerca di fare delle iniziative nel piccolo, che abbiamo delle mura bellissime, si è detto, cerchiamo di illuminare queste mura, io vedo si va a Citerna, si va in tutti questi, è tutto valutato, lì non si può toccare perché le belle arti non vogliono. Allora a questo punto qui i paesi non contano più niente e non è giusto. Vi sentite distanti dal comune? Sì, perché insomma, è come un dire, tanto lì non conta, però si mettono le panze in piazza alla stazione. E qui noi non abbiamo una fontanella, ora non è che riguarda, ok, però anche questo, prima passavano tante persone, ha visto questi che vanno in giro col ciuchino, si fermavano, potevano bere, ora devono andare per forza o a chiedere l'acqua a una del paese o al bar, se questo non ha niente con che comprare. Io penso che anche una fontanella nella piazza come c'era
Va bene, se vedono gente che la adoperano inutilmente l'acqua, faremo dei reclami e delle cose, però non è giusto lasciare un paese senza una fontana. Come sono le clienti di Quarata? Com'è questo paese secondo lei? Brave, pazienti, obbedienti, bravi. Senta, lei è di Quarata? Nativa no, però è tanti anni che sono qui, sì. E quindi ha visto un po' cambiare questo paese? Sì, un pochino, via, diciamo di sì, siamo positivi. Siamo positivi, quindi pensa che sia cambiato in meglio? Sì. Sì? Sì. Come sono gli abitanti di Quarata? Buongiorno, in che senso? Sono abitanti un po' particolari, hanno... No, c'è sono... un personaggio di paese? Ma qualche personaggio c'è stato, c'è tuttora, però sono molto... sono bravi, sono umani, sono gente molto alla mano, non è una gente... In questo paese c'è qualche problema, ci hanno segnalato, di sicurezza? C'è stato qualche furto? Sì, ultimamente sì. Che cosa è successo? Lei non sa niente? Ma io so che sono andato in qualche casa, hanno fatto questi furti nelle case, sì. Non c'è molta sicurezza qui in giro, nelle case. Anche di giorno. Anche di giorno? Sì, anche di giorno è successo. Vedete forze dell'ordine qui in giro? Poco. Ha problemi da segnalare in questa zona rispetto, non so, viabilità? Per le strade, sì, le strade sono un po' sconnesse. C'è addirittura una cliente che è cascata qui l'altro giorno perché queste strade sono un po' da rifare, secondo me, sono un po' da riguardare. Ci hanno un po' abbandonato in questo senso qui. Allora, il paese di Quarata diciamo che è abbastanza abbandonato. Abbandonato da tutti, soprattutto dalle autorità competenti. Abbiamo una casa che cade a pezzi non so da quanti anni e nessuno trova la soluzione. Forse ora ci hanno promesso che andremo a risolvere questo problema. Altra cosa molto importante sono la manutenzione delle strade, che è una cosa veramente indecente. Perché? Perché in particolare la strada che porta dal paese al cimitero. E niente, abbiamo persone anziane che appunto vanno a trovare i loro cari al cimitero con una strada che veramente non è commentabile. Altra cosa, la mancanza di controllo. Avevamo passato un periodo dove comunque sia il paese era più controllato, mentre ora non vediamo neanche più un minimo controllo da parte delle, insomma, delle autorità, delle forze dell'ordine. Però okay. Ci sono stati anche i furti di giorno anche da queste parti. Sì, sono capitati e in quel periodo lì era un continuo passare di volanti e quant'altro, mentre ora siamo nuovamente abbandonati a noi stessi. E senti, invece il centro sociale qui come funziona? È un punto di riferimento importante per il paese? Il centro sociale per fortuna è una realtà molto 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 importante e molto molto carina. Abbiamo sempre tante iniziative per i nostri soci, per le persone anziane, in quanto che comunque sia prevalentemente com'è che si dice? È frequentato da pensionati, da persone anziane che hanno qui il loro ritrovo quotidiano, in quanto che offriamo servizio tutto il giorno, tutti i giorni, e prestiamo servizio di volontariato. Abbiamo un consiglio direttivo che si impegna a mandare avanti questo tipo di realtà. Abbiamo un presidente, un vicepresidente e poi dopo tutto il consiglio direttivo che si impegna a fare iniziative. Ecco, tra le iniziative c'è quella del 25 aprile, sì, molto fra importante. Le iniziative c'è quella del 25 aprile in quanto che abbiamo deciso di offrire agli anziani di Quarata e di Venere, che è un paese qui accanto, che praticamente apparteniamo alla stessa parrocchia con lo stesso reverendo, insomma, e di conseguenza abbiamo deciso per quest'anno di portare avanti noi questo tipo di iniziativa. Avremo appunto il pranzo per gli anziani,
che praticamente al di sopra dei 70 anni viene offerto dal centro sociale, e gli accompagnatori o chiunque voglia partecipare a questo tipo di iniziativa abbiamo un costo molto modesto, in quanto che il centro sociale ovviamente va incontro alle necessità del momento, insomma. Okay. Poi dopo abbiamo tanti altri tipi di iniziative per i bambini, andremo a fare una festa a livello paesano, se ci riusciamo, a breve termine, e quindi cerchiamo di tenere Quarata viva insieme anche a tutte le altre associazioni. Che gli chiedono di Quarata? Che c'è la strada stretta? Lei che ne sa di Quarata? Poco, conosco i bar di Quarata. Come perché mai? Mi fermo sempre a bere il caffè della Melissa e dallo Zazà. Ma lei non è di Quarata? No, io sono di Montigiovi, vengo a Quarata a bere il caffè. Lo dico a tutti. Che sono gentili, bravi, fanno il caffè buono. E poi c'è un'altra cosa, che se non me lo fanno buono non lo pago. Okay. Ah. Hai capito? Bene, vero. Comunque Quarata c'è la via stretta. Dove? Nel centro di Quarata. Problema. È un problema. Però c'è un prete bravo. Ah. Prete... Come si chiama? Si chiama Roberto, Don Roberto. Don Roberto. Roberto? Mi ci metti la pasticca? Certo, oggi ne ha bisogno. Oggi ci vuole la pasticca. È il mio cognato. Allora vuoi un caffè? Grazie. Le vuole, posso offrire anche a lei? Già preso, grazie. Lei abita a Quarata? Sì, sì. Come si chiama? Sì, Giuseppe. Sì. Detto Ciutta. E Ciutta? Lo conoscono così in paese lei? Ciutta. Come mai? Ma mi dà piacere, me l'ha messo ormai. Però se Giuseppe ne conosco un po'. Tutti Ciutta. Ciutta. Ma legge il giornale? Sì. Che legge le notizie dell'Arezzo? Ecco, una cara, sì. Giuseppe ci segnalava un'altra strada che è molto disastrata, buche grosse? Buche grosse, ci va un camion degli aia a ogni buca, sempre un piscino, le piscine, quando piove c'è l'acqua alta così. E dove si trova questa strada? La strada dell'Ortali, che loro lo sanno. Loro chi? Lei con chi ha parlato? Quelli della De Saione ha detto alle strade che devono portare la Iaia del comune. Sì. Lei ci è andato a parlarci? 3 volte ci sono stato. E gli ho detto, qui siete una barca dei delinquenti. Dici, andate lassù, un comune, da cosa? Dal signor Dringoli, che lui piglia la punta e poi non fa niente. Ora io gli ho detto che smetto di pagare le tasse, io ho una casa là, tutti i giorni ci vado, ma ci ho rotto tutta la macchina io, le balestre, le cose, gli ammortizzatori, tutto, mamma se vedesse. Per chiedere i danni allora al comune. Non so solo, c'è anche il Fontani che ha detto che voleva chiedere i danni al comune, ha capito? E se qualche macchina va solo un fosso dopo lo paga.